Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, buon pomeriggio e grazie per essere con noi, anzi bentornato sulle fonti. Grazie a voi. Allora, stavo appunto dicendo, stavo facendo il punto su tutto ciò che ci ha comunicato Jerome Powell nella sua testimonianza davanti al Senato, fra le altre cose in compagnia di Janet Yellen, segretario del Tesoro, che ci ha detto anche lei più volte in pubblico che si tratta comunque di un fenomeno transitorio e stiamo parlando dell'inflazione. Ieri un cambio di rotta un po' oltre quello che ci hanno liberato in termini, quello che ci hanno fatto vedere ai noi giornalisti e non soltanto anche al mercato. Sappiamo che sempre c'è uno script con cui Powell va davanti al Senato, si sapeva già che avrebbe parlato dell'inflazione, ma non si sapeva che sarebbe andato un po' oltre. A suo avviso, ecco, la BCE seguirà l'esempio ad ammettere qualcosa sulla transitorietà o meno? Ma credo che il gioco sia questo. Intanto, per incominciare, bisogna chiarire che le cause dell'inflazione sono quasi sempre temporanee. Persino la grande inflazione degli anni 70 ebbe una causa che in fondo era temporanea, l'aumento del prezzo del petrolio nel 73, a cui non seguirono altri aumenti fino al 1979. Però questo, diciamo, ha prodotto inflazione non transitoria per il fatto che le banche centrali accomodavano la domanda aggregata, quindi avevano, c'era una politica abbastanza espansiva e soprattutto i sindacati chiedevano aumenti salariali per compensare. Quindi se da noi, diciamo, se l'inflazione dura più di pochi mesi, è evidente che i sindacati chiederanno degli aumenti e a questo punto starà alle banche centrali di decidere se accomodare oppure no questi aumenti. Il gioco fino adesso è stato: se io, banca centrale, dico che l'inflazione è un problema serio o è comunque un problema, la gente si allarma, ci crede, si allarma e l'inflazione c'è davvero. A questo punto però il gioco non può più durare, perché è troppo tempo che l'inflazione ed è troppo alta l'inflazione, soprattutto in alcuni paesi, perché da noi è al 3,8-4%, ma in Germania sta al 6%, in Belgio sta al 7%, in molti paesi sta anche sopra il 9%, quindi è impossibile che la gente non se ne accorga, qualunque cosa dica la banca centrale. Quindi mi immagino che a questo punto la banca centrale cambierà posizione in maniera moderata, graduale, e a questo punto però senza creare nessuna sorpresa, perché i mercati sanno benissimo, la gente sa benissimo qual è la situazione. Assolutamente sì, poi lei ha sottolineato molto bene la differenza ovviamente tra gli Stati Uniti e l'Europa, e c'è questo spirale tra inflazione e aumento degli stipendi, negli States, un fenomeno che ancora non si è manifestato in Europa, anche se effettivamente incominciano a sentirsi queste pressioni inflazionistiche anche ovviamente in Italia, poi in Germania addirittura al 6%, poi ci sono anche alcuni impatti dell'IVA, senza alcun dubbio impatti di breve termine, però a questo punto significa qualcosa in termini di credibilità questo timing che ha scelto Powell, un momento comunque di incertezza, per quanto siamo tutti consapevoli della pandemia che sta andando avanti ormai da quasi 2 anni, però questa nuova variante Omicron, il CEO di Moderna per esempio, non lo so se sia speculazione o meno, ha detto che ecco, il vaccino Moderna non è efficace, ci vuole proprio un nuovo vaccino, dunque un momento di incertezza senza alcun dubbio, lo stiamo vedendo anche dalla stessa performance dei mercati, e Powell sceglie proprio questo momento a comunicare che l'inflazione, ad ammettere che l'inflazione non sia transitoria. Come bisogna interpretare questo timing? Ma dunque, intanto sulla variante Omicron, se mi consente, c'è stata questa uscita che lei ha citato, ma altre che invece dicono che il problema non è serio il problema, e quindi c'è grande incertezza in questo momento. Per quel che riguarda Powell, ho l'impressione che
si sia trovato un po' in una situazione in cui non poteva fare altro, perché lui, questa era un'apparizione che era stata programmata di fronte ai dati che sono usciti negli ultimi giorni. Era difficile che facesse finta di niente, continuasse a dire che l'inflazione era transitoria, quindi forse non è che abbia scelto lui il timing. Si può forse dire che avrebbe potuto farlo prima, però anche negli Stati Uniti, vede, il problema è che le banche centrali adesso hanno molta paura a essere costrette ad aumentare i tassi di interesse, perché quando, o anche semplicemente ridurre gli acquisti di titoli che hanno fatto in misura massiccia, col quantitative easing e poi durante la pandemia. Questo perché quando aumentano i tassi di interesse c'è immediatamente una reazione negativa dei mercati e ci sono molte imprese e addirittura intere nazioni che vanno in crisi. Questo era successo già nel 2013-2014, il tapering, problemi in Argentina, problemi in Turchia, problemi in Sudafrica, in Brasile e così via. Banca Centrale Europea giustamente teme che possano esserci reazioni negative su Grecia, Italia, Spagna, Portogallo. Assolutamente, senza alcun dubbio. Intanto ecco, le volevo chiedere, siccome abbiamo sentito più volte Powell, la stessa Yellen, anzi poco meno di un mese fa, a continuare a sostenere che l'inflazione sia transitoria, c'è qualche come dire, danno in termini di credibilità dell'istituzione Fed? Perché, non lo so, me lo dica lei, ma cosa può cambiare in un mese in termini di decisione se si tratta di un fenomeno transitorio o meno? Non è un lasso di tempo così importante, 4 settimane? No, diciamo, forse lei ha ragione che c'è una qualche perdita di credibilità. Quasi tutte le banche centrali, meno la Bank of England, meno la Bank of Norway per esempio, ma insomma quasi tutte le banche centrali hanno cercato di smorzare il problema, pensando di essere esse stesse credibili e quindi dicendo qui non c'è problema, e pensando che questo fosse sufficiente ad ancorare le aspettative. Quello che abbiamo scoperto è questo, che è venuto fuori, diciamo, in queste settimane in maniera chiara, è che il mercato non crede più alla banca centrale. Quindi questo sì, indubbiamente è di per sé una perdita di credibilità. Sì. Dunque vorrei chiederle un parere anche sulle dichiarazioni di De Guindos, il vicepresidente della BCE, in un'intervista di Les Echos, non lo so se questa è la pronuncia corretta, mi corregga se non lo è, ha dichiarato che è molto possibile, anzi probabile, l'estensione degli acquisti di titoli di Stato e non soltanto, addirittura nell'ambito del PEP oltre marzo 2022. E invece alla scorsa riunione della BCE, che effettivamente, come ogni riunione della BCE e della Fed seguiamo in diretta, Lagarde era molto netta sotto questo punto di vista, che non ci sarebbe stato un prolungamento del programma PEP, e cioè che avrebbe dovuto terminare a marzo 2022 come già predefinito sin dall'inizio del programma. Le chiedo che cosa significa per i mercati e soprattutto la ripresa dell'Eurozona, la ripresa ovviamente dopo lo shock iniziale dei lockdown, un possibile prolungamento del PEP, perché sicuramente non sta segnalando una ripresa sostenuta. Ma insomma, a me sembra difficile dire che non ci sia una ripresa sostenuta nell'Eurozona. Adesso, diciamo, in questi 2 o 3 giorni siamo incerti perché c'è la variante Omicron, non abbiamo capito che cosa sia, quali rischi comporti, ma francamente mi sembra, insomma, se questa variante non è un'altra ondata di una qualche gravità, mi sembra che la ripresa nell'Eurozona sia piuttosto solida.
pensiero che mi viene è che un contrasto così evidente fra diciamo un autorevole esponente della BCE e la sua presidente, il suo presidente, non credo si fosse verificato mai ai tempi di Draghi. Cioè, si sapeva che Weidmann la pensava in maniera diversa, ma difficilmente andava a contraddire in maniera diretta quello che aveva appena detto Draghi, e forse questo segnala un problema all'interno della BCE. Sì, sicuramente un punto molto interessante, può essere ovviamente anche una conseguenza dell'incertezza legata ad Omicron, per carità, si considerano ovviamente un po' tutti gli scenari. Vorrei focalizzarmi rapidamente all'Italia. Abbiamo visto qualche istante fa, anzi qualche ora fa per la verità, le stime dell'OCSE molto positive, 6,3% PIL 2021, occupazione per quanto concerne l'Italia nel 2022 dal 9,6 all'8,9% e debito italiano dal 154,6 del PIL nel 2021 al 150,4 nel 2022. Le chiedo un parere su queste stime, io direi molto ottimiste, e poi andremo a vedere effettivamente che impatto avrà anche la riforma fiscale molto discussa. Sì, diciamo, queste stime dell'OCSE mi sembrano, adesso al di là dei decimali, condivisibili. Insomma, noi abbiamo una spinta molto forte che viene da un lato dal rimbalzo e dall'altra dal PNR e infine da una manovra espansiva, su cui peraltro molti cominciano ad avere dei dubbi se veramente fosse necessario, dato che già l'economia sta riprendendo, se fosse necessario immettere altro potere d'acquisto e quindi creare nuovo debito con una manovra espansiva in questo momento, e se adesso sì, si riducono le tasse, ma poi questo è il primo passo verso una più ampia riduzione delle tasse, o ci fermiamo qui perché poi c'è il problema del deficit e del debito pubblico? Infatti, in termini di fisco, che sicuramente si tratta di una manovra importante, poi abbiamo parlato più volte proprio sulle fonti, da 5 aliquote si passa a 4, chi ne beneficerà di più? Sicuramente la fascia che guadagna tra 30.000 e 60.000 euro lordi, in busta paga ovviamente, secondo le diverse stime, che sono semplicemente manipolazioni per il momento, simulazioni, perdonatemi, e ovviamente abbiamo visto anche un dibattito importante tra governo, sindacati, Confindustria non soltanto, e anche lo stesso business. Lei quale se dovesse prendere una posizione, da quale parte starebbe? Ma guardi, adesso quest'idea di che i lavoratori, cioè è vero che i lavoratori dipendenti sono quelli su cui pesa tutto l'onere, però non è vero che sono i lavoratori dipendenti a medio-basso reddito quelli che sopportano il peso delle tasse, sono i lavoratori dipendenti nella fascia che ha detto lei, 30, 50, 60 più o meno, quelli che veramente sono tartassati. Prendendoli insieme, ho qui i dati delle finanze, prendendoli insieme dei lavoratori dipendenti, ce ne sono 7, che sono 22 milioni, ce ne sono 7 milioni che pagano zero tasse, in parte perché hanno le detrazioni, in parte per gli 80 euro che poi sono diventati 100. Quella parte di lavoratori che pagano tasse mediamente pagano 5.580 euro secondo gli ultimi dati di imposte, che insomma è un'aliquota molto bassa. Le aliquote medie cominciano a salire proprio sopra i 25-30 mila euro, tra 26 e 55 mila euro, cioè il 16% dei contribuenti, e questi pagano il 33% dell'intera imposta. Quindi c'è effettivamente un problema di tassazione molto forte
sui redditi medi. Dopodiché, a mio avviso, diciamo, un paese come l'Italia, cioè per quello che vale, un paese come l'Italia che non cresce da anni è costretto, che sia giusto o che non sia giusto dal punto di vista etico un'altra cosa, ma è costretto a ridurre le tasse sulle imprese, altrimenti non riuscirà mai a crescere, a fare occupazione. E dunque, quindi il commento ovviamente di Confindustria è molto netto, Confindustria che fa un po' sempre la parte delle aziende, del mondo corporate, dice un no molto, molto netto. Landini, anche il capo del CGIL, scusate, non è anche lui soddisfatto dalle proposte. E volevo sapere se secondo lei questo accordo diventerà effettivamente un fatto a tutti gli effetti. L'accordo di maggioranza intende dire, cioè sì, quel ridurre le imposte, ma forse faranno dei piccoli correttivi, però mi sembra che avendo faticosamente raggiunto un accordo nella maggioranza, capisco anche che il ministro Daniele Franco a un certo punto abbia detto ai sindacati: possiamo fare piccoli aggiustamenti, ma i pilastri dell'accordo. Dopodiché ci sono aspetti dell'accordo di maggioranza che non sono stati chiariti. Questi riguardano soprattutto le cosiddette fiscal expenditures, quali vengono tolte. Per alcune si dice che si mantengono, ma poi ci sarà un decalage al crescere dei redditi. Ma non basta dire decalage, bisogna dire a che ritmo c'è questo decalage, a quale livello le detrazioni, che so, da lavoro dipendente o per figli, eccetera, sparisce. Quindi tutte queste cose su queste cose ci possono essere aggiustamenti, ma sempre nell'ambito del quadro finanziario degli 8 miliardi, e senza, credo, rimettere in discussione l'accordo di maggioranza sul fatto che la priorità viene data ai redditi, diciamo, medio bassi. Sì, come abbiamo detto, proprio la fascia 30.000-60.000 euro all'anno lordi è proprio quella che beneficerà un pochettino di più, ovviamente, in termini di IRPEF. Io la ringrazio, grazie mille a Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Bentornato ancora sulle fonti, alla prossima occasione. Grazie a voi.